14 luglio 2012, siamo arrivati al gran giorno. A partire dalle ore 20:30 uno spettacolo imperdibile, la presa della Bastiglia, organizzato da Moulin Rouge. E a tal proposito, Angelo, seguimi, vieni a vedere, vieni. Ti piace il mezzo con cui sono arrivata? È eccezionale e fantastico. Leggi, la presa della Bastiglia. E qua il Moulin Rouge promette assolutamente rivoluzione, ma in grande stile, con spettacolo imperdibile per tutti, quindi non mancate e seguiteci. Irene, eccoci. Ciao, piacere, ben arrivata. So che tra poco farai i tuoi preparativi per il live di stasera, la presa della Bastiglia, 14 luglio 2012 per il Moulin Rouge. Che cos'è per te la musica? La musica per me è vita, voglio dire, è una passione che avevo nel DNA, che ho tenuto repressa per un po' di tempo, nel senso che vedendo anche magari mio padre così ero un po' spaventata da questo lavoro, però poi la mia passione è venuta fuori, è esplosa e eccomi qua oggi che sono una cantante anch'io. Wow! E noi assolutamente ti seguiamo, ti sosteniamo, forza Irene Fornaciari qua stasera per Moulin Rouge, la presa della Bastiglia. A tra poco, ciao! Ancora preparativi, stiamo per salire sul palco dove tutti i tecnici, i ragazzi stanno lavorando da questa mattina prestissimo per assicurare uno spettacolo strepitoso anche dal punto di vista proprio scenico. Angelo, seguimi che ti faccio vedere un po' che cosa sta succedendo sul palco, vieni. Ci siamo quasi! Io sono veramente emozionata perché anche per me, insomma, come dire, è veramente... importante questa serata, ci saranno degli artisti strepitosi come già vi ho detto e sono veramente agitata, nervosa, spero di riuscire a far tutto bene e guarda un po' questi ragazzi come lavorano da questa mattina, guarda. Tra poco le prove di Irene come vi abbiamo annunciato e a partire dalle ore 20:30 una festa magnifica. Angelo, ancora palco, vieni. E dal palco sai che cosa si vede? Guarda un po' l'Angelo, guarda. Il Moulin Rouge, che è l'iPub Caffè che organizza tutta questa bellissima serata. A tal proposito ringraziamo Gabriele, tra poco lo conosceremo, che è il patron della manifestazione. Andiamo a cercarlo? Andiamo a cercare Gabriele. Missione da compiere. La ricerca di Gabriele continua. Seguimi. Buongiorno. Questo bellissimo spettacolo. Noi stavamo cercando il... Bellissimo anche tu, dammi un bacio. Perfetto. Due, perfetto. Hai visto Gabriel? Gabriel l'ho visto in che senso? Nel senso che lo stiamo cercando, visto che è il patron della manifestazione, per fargli una piccola intervista. Guarda, lui è dovunque, però ora non so dov'è. Comunque Gabriel c'è. Gabriel è onnipresente, quindi c'è di sicuro. Ora l'andiamo a cercare. Andiamo a cercarlo, andiamo a cercare Gabriel. L'abbiamo trovato, Angelo, abbiamo trovato il patron della manifestazione. Dov'è? Tu sei Gabriel, due baci Gabriel. Vedo i preparativi che sono tantissimi, importanti per degli artisti strepitosi che saranno qua presenti alla presa della Bastiglia stasera, 14 luglio 2012. E che dire, in bocca al lupo a tutti, cosa manca? Manca che la gente deve venire tutte le sere al Moulin Rouge perché tutte le sere ci saranno sorprese. Sorprese da non perdere. Per tutta l'estate almeno. Per tutta l'estate da non perdere, seguiteci qua al Moulin Rouge. Ciao. A stasera. E dopo aver incontrato il patron della manifestazione, Gabriel, siamo alla ricerca degli artisti presenti per la serata. Guardiamo. Oh, scusi signora. Stefania Orrico! Che coincidenza! Carissima, stasera tu presenti il tuo singolo Ti basto io, un successone che sta spopolando veramente in radio e va fortissimo. E hai già deciso il look per la serata? Sì, l'ho deciso, però non dico nulla. Sorpresa! Surprise! Anch'io sono indeciso, ho portato una valigiona di vestiti, poi alla fine mi vestirò sempre nel solito modo. Forse, non lo so. Non vi resta che seguirci. Certo. A stasera, in bocca al lupo. Crepi, ciao!